Future Me, benvenuti ragazzini in questo nuovissimo episodio su Plague Tale Innocence. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 30 like per questo nuovo video. Ed eccoci qua di ritorno, dobbiamo andare a completare ragazzi il capitolo 7. Non perdiamo più tempo e andiamo a continuare. E chi c'è qua? Seems like you've been through some tough times. You don't say. You forgot to tell us about the Inquisition. You wouldn't have accepted the deal. The one where your friends are rich. We'll sort it out. Tell my brother that. Infatti, che mo' ci vuole, rimasto indietro. Avevamo finalmente, ragazzi, rincontrato Lucas, che adesso ci sta facendo strada. Dobbiamo, insomma, sperare di poter trovare un posto sicuro. An Inquisition cart. Right. There must be things we can salvage from inside. I don't see how we can get past. Oh, Amicia, I have something for you. Davvero? Che It's cos'è? It's a byproduct of Ignifer. Luminosa. You throw it into a pile of rats and... Anyway, you'll see. Here, ok, tanto qua ogni tanto c'è un upgrade. Alcohol and leather. Mix them together. Ora puoi creare Luminosa. Perfetto, lo facciamo immediatamente. Eccolo qua. Allora. Throw it to the rats. Lanciamolo sui ratti. Il Luminosa crea una potente fonte di luce, eliminando i ratti più vicini e tenendo gli altri a distanza. Però attenzione, per un breve periodo di tempo, per cui non è che possiamo sperare che duri chissà quanto, ragazzi. Ok, tenete, ragazzi. Boom! Madonna, che esplosione! Se hai ancora un po' di luminosa nel tuo inventario, puoi usarlo come risorsa ultima per sfuggire alla morte quando i ratti ti assalgono. Ma fai attenzione perché crearlo costa molto, ok? Li prendo io. The Inquisition. They couldn't have got as far as the Macula without reading the alchemical writings. I don't know what they're up to. But whatever it is, this cult will be useful. Certo che ci tornerà utile, c'è un banco da lavoro, voglio dire. Allora, però non possiamo migliorare niente, ragazzi. Vedete, su questo avevate ragione, il fatto comunque di usare saggiamente le risorse, perché se no non c'è la possibilità di migliorare nessuno dei nostri aspetti e questo potrebbe risultare, insomma, penalizzante con l'avanzare del tempo, per cui continuiamo. Finally, they're going to find out at last. Certo, sarebbe pure ora, insomma. Dale. I'll help you up. Yes. L'acquedotto lo chiama. Amore, non lo corregge nessuno. Che tenero che è. Dai, Let's a lui è concesso. Sì, amore, Hugo, sì. It's ah, ok. L'ho appena detto. Acquedotto. Amore, sì, acquedotto. Ma tu puoi anche dire acquedotto, per niente. L'ha troncato sul nascere, in pratica. Va bene. Perfetto. I miei sassi che dobbiamo colpire qua. Tac. Ecco. Forza, ragazzi. Well spotted. Attenzione, che qua c'è. Ok, per fortuna ci sono dei sassi. Come on, get up. Andiamo. Mi chiedo cosa troveremo, ragazzi, una volta arrivati all'acquedotto. Is that it? There's nothing here. Non può essere. Don't tell me we've done all this for nothing. Nah. No. Laurentius was smarter than that. Ma certo. It's an alchemist's trick. Gold is born from lead. No? The door shall only reveal itself to the one who has the key. Something like that. Ma che chiave? I prefer use your eyes before using your Più pragmatica me li vai, grandissima. Amicia? Sì. Come on then. We've come this far. That's my girl. Giustamente, perfetto. Ci siamo, ragazzi, stiamo entrando nell'acquedotto finalmente. Wow! Madonna, che roba! Oh, wow. Oh, raga. Not bad. Non so se ci stiamo rendendo conto di questo. No, it's water that's collected underground. Hey, there's a pontoon. Ma dai, che figata. This place. We're on the right track. I've never heard of it before. And the chateau? Where is it? Well, if you want to know, we'll have to get across first. Okay.
Va bene, non c'è alcun problema, ma mi avete interrotto tipo 10 volte. Stavo dicendo che sono rimasta assolutamente sbalordita, ragazzi, da questo posto. Allora, lo abbassiamo subito il ponte, non vi preoccupate, ragazzi. Ci pensa Missia, vedete? Tanti problemi per niente, per così poco. Andiamo. Troveremo di sicuro un modo per attraversare. Ci deve essere un modo per attraversare. Guardiamo prima di qua se c'è qualcosa di arraffabile, ecco, diciamo così. Cuoio, questo non possiamo prenderne più. Scusa, sei mezzo ai piedi. Va bene, andiamo su questo ponte. Cioè, su questa piattaforma. A what? A boat that's propelled by a rope. You pull it by hand. There's a hand crank. Ragazzi, pensateci voi. Vai, Lucas. Come and help me instead of sleeping. Yes. Perfetto. Tirate. Tirate. They must be very cold. Oh. Once, father took us to the lake at Tuv, and I slipped and fell in the water. It was so cold it made me cry. I would have cried too. Ok, ragazzi, non mollate, andiamo. Ma perché, cioè, dobbiamo per forza cadere nell'acqua? Non ho capito. Hold on tight. There you go. Ma è loro? È loro? Wow. I can't see any fish. Oh, that's non ti sfoggere. Che mostro, non spaventarlo. The underground lakes are magical. Huge ancient monsters hide in their depths. And watch out. They're very hungry. Perché lo devi terrorizzare? And if there were monsters, we'd see some. Bravo, vedi che lui è furbo. Mommy used to say that monsters are just those things to. Just those things to which we have never given a name. She told me that too. I would quite like to see a monster, actually. Oh. Non credo ti piacerebbe poi tanto, amore. Dovesse essere come quelli tipo di. Che ne so, dei giochi horror, right, che faccio. This is where we get off. Oh, e chi c'è qua? Too quick. Oh. I know, but it's someone else's turn now. Esatto, per cui adesso tocca a me tirare questa. Resta qua. Don't un attimo, move. Amore. I'll be back soon. Sono qua, eh? Ok, ragazzi. But there might be a whale. A whale is big, you know. Yes, but actually one. Oh. Why not? A shy whale that doesn't want to show itself. It's shy because it's small. But I'm sure it's pretty. Oh, di sicuro lo è, amore, di sicuro. Forza, ragazzi! Over to you. We're coming. Non abbiate timore! La barca regge benissimo! It's all right. You can let go. Ok, perfetto. Andiamo! Ecco. Quindi questo significa che non ti fai mai un bagno. I thought that Amicia and Hugo might die. Beh, effettivamente lo eravamo, eh. Cioè, ci avevano catturato, non è che. It's all behind us now. But anything that takes my fancy, the castle is mine, all right? Fair enough. Okay. Grazie, sua maestà. Thanks for growing up ears. All right. Oh. Let's keep going. Non trattare male mio fratello, eh. That's good. Vieni qua. Oh. After you. Perfetto, cosa abbiamo qui? Sassi. Solo e soltanto sassi. Qua invece. Niente che possiamo prendere. D'accordo, Lucas. Direi che è arrivato il momento di aprire. Che dici? Ah. Come ho detto. Not for long. Make some room. Ah, prego, prego. La dama delle serrature e delle chiavi. Oh. It's open. Wow. Ci siamo. E qua. Oh, there you go. Of course. Ovviamente, figuriamoci. Madonna santa. E che è? Place anyway. It's. Oh, it can't be. We have to see this from closer up. Che cosa devi vedere da vicino? A pit. What, Lucas? Che fossa, che cosa? What's the matter? That hanging brazier can slide the length of the trench. Sì, questo Lucas, l'avevo capito. That one, the other way, and it's a defense system. Like a castle. Like a rat trap. Protecting something. And okay. How does it work? Easy. The braziers push the rats towards the pit and they get trapped there. Could be useful. Oh. Who built it? I don't know, but it looks ancient. Come on, Lucas. Let's take a look. Right, Melly. While the boys are daydreaming, we should get going. Certo. This. Some knights, perhaps? I don't think knights know how to use stone and mortar. But
craftsmen. There were a lot of those. Lucas? It was built a long time ago, but the rats haven't been here for that long. Beh, you're right. Sì. Infatti, that effettivamente. Gives me goosebumps. Vabbè, quindi sotto ci deve stare qualche altra cosa, dai. Ah, ok, vedete? Adesso il braciere li spingerà nella fossa, come ha giustamente intuito Lucas. Cari miei ragazzi, mi dispiace tantissimo per la vostra sorte. Davvero, ma vi tocca. Aspettate, ok, mogliamo sto coso. Andiamo, Hugo! Dove caspita? Andiamo. No, mi devi seguire. Andiamo. Va bene, voi due rimanete pure là a ficcanasare. Vediamo cosa abbiamo qui. I'll get you up. Yeah. Perfetto. Forza! Era già qua sopra. Opla! Oh! Perfetto! Grande lavoro di squadra, Amelie! Davvero grande cosa! Niente, corda, cavo, come caspita si chiama. Che altro? Nient'altro, mi sembra. D'accordo, per cui... Qua c'è dell'alcol. Ottima notizia. Adesso sti rattazzi, madonna santa, ragazzi, guardate qua! Che riunione familiare avete fatto! Non siete contenti? Questo possiamo buttarlo giù? Forza e coraggio, Meli, forza! Speriamo che regga, perché da su, da proprio... Ok, meno male che ci sei tu, guarda. Da proprio sopra la fossa dei Franco, stavo a dire. Ok. Dai, ragazzi, allora. Adesso, ovviamente, dobbiamo accendere lì, ragazzi. L'ignifer è l'unica cosa che non costa proprio tantissimissimo. Per cui, tac. Ok. Beh, se fossero pochi non ci sarebbero stati tanti problemi, non credi? Quindi la tua considerazione mi sembra davvero poco sensata, però insomma. Farò finta di niente, anche voi ragazzi unitevi al club! Wow! E certo che lo è. Sì, aspettatemi però, questo fa tutto io. Andiamo amore, andiamo. Perché avete lasciato da solo il mio fratellino? Oh, perché giustamente me ne devo occupare io. Andiamo. Oh, perfetto. Ci siamo? Arriviamo, ragazzi! Eccoci qua. Andiamo. Opla! Oh, che tenerezza, ragazzi. Perfetto, ragazzi. Lucas, fammi strada. Non lo so, visto che qua tu sei il cervellone della squadra. Maybe it's the right one. I just hope there are no rats behind it. Avrei i miei dubbi, perché tanto sono dappertutto, tipo, non lo so, che virus. Forza! Come on! I'm starting to get fed up of all this. Lo so, di là me, oh Gesù! Look! We found it! The castle! Wow! It really exists! Chateau d'Ambroche! It's amazing! I had a moment of doubt, but that! That's the sort of alchemist legend I like! Beh sì, è Come figa on, la cosa! Specialmente se ci ficcano un temporale, tuoni e fulmini e questa musica qua pazzesca! Soprattutto per questo! Se guardassi prima di qua, che cosa potrei mai trovare? Qua niente, qua c'è una porta. Certo che ci pensa lei! Che domanda! Oh! Ci pensi tu o no? Dai! Oh! Melly, can you look after it? E che cavolo? Già ti ho dato una volta il comando, sveglia! Che diamine! Oh, permesso, scusa, fammi passare. Allora, qua sono io che ho bisogno di... Is that supposed to be the miracle remedy they talk about? Aceto dei quattro ladroni. It doesn't smell very good. Aceto. A good remedy is a remedy that stinks. Ah, ecco. Not wrong. Sicuramente, guarda, quindi ha la puzza, in pratica. Deve puzzare di piene e di ascelle messe insieme. Rats! Ma dai! I don't see how. Wow! Did you see that? Ma dai, che figata! Correte! Che figata, ragazzi, cioè che hanno paura pure dei fulmini, è fantastico. Never again. Mi sa che ci toccherà di nuovo. Forza, ragazzi! Come on. Oh, merda. Accendiamo qua, che non si sa mai, meno male.
perché i ratti torneranno ad uscire. State pronti, pronti a correre, oddio! Madonna santa, me la sono vista malissimo. I miei annunci se la sono vista malissimo. Forza, forza, forza! Possiamo farcela, non sprechiamo troppe risorse. Avremmo potuto accendere anche quel... No, no! E dai! Per un attimo! Mossa Valdì, non mi fate sprecare troppe risorse, ragazzi! Mi dovete mettere il pepe al culo! Mannaggia la pupazza, mannaggia! Ne devo creare per forza almeno un altro! Forza, correte, gente! Ok. Accendiamolo pure là, ci arriverà già? Opla! Ok, perfetto. Dobbiamo aspettare il fulmine per far sparire sta massa di Franco qua. Andiamo, 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 andiamo! Adesso, Lucas, dovresti non morire e rimetterci le chiappe, insomma, Adesso qua c'è un po'. Perfetto. Sì, sì, dopo che Lucas è morto già una volta. Sì, ci siamo, ci siamo. Wow! Let's get in, come on! È tutto un mucchio di sassi pieni di muschio, però insomma. Possiamo entrare? Permesso? C'è ancora qualcuno qui? Incredible. Wow. The tower over there. It's the living quarters. Okay. It must be several centuries old. It looks like it's dry, but there's a pit in the way. It's full of rats. It's another trap. There has to be another way to get through. Lo troveremo, lo troveremo. Adesso fammi passare, grazie. Ah, ecco, non è che dobbiamo passare proprio di qua, no? Permesso, un attimo, fatemi passare. Allora, di qua, ragazzi, non si passa manco per il cavolo. Ma proprio manco per il cavolo. Questo comunque bisogna accenderlo, per cui... Scusate, Franco, scusate, Franco 1 e Franco 2, però qua bisogna trovare il modo di passare. Non stiamo qua a cincischiare, grazie al cavolo. Un posto disabitato. Lucas, Hugo, stay out of the rain. We'll open up a path to the tower. Ok. Come, Hugo. I'm waiting. Vai, vai. Allora, Meli, tu stai pronta, Dobbiamo raggiungere gli alloggi. Non perdiamo troppo tempo. Questo, per fortuna, l'abbiamo già acceso. Sicuramente, guarda, lo scriveranno su tutti i libri di storia. Ma va, certo che si stanno a spostare, sto a buttare la luce in faccia. Visto che non gli piace, è ovvio che si spostano. Oh. Allora, ragazzi. We should be able to reach the central section now. Ok. Yes, that's a good first step. I'll let you go first. Certo, sicuro. Me la devo cavare praticamente da sola. Va bene, creiamo un altro po' di ignifer, ragazzi. Laggiù si dovrà accendere, ecco fatto. Pure quello sarà da spostare, credo. Il punto è che qua ci sono dei ramoscelli, ma non so se ci arrivo. Cioè, ci dovrò arrivare, dai, in qualche modo. Dovrò farcela. Grazie, alla fine, in prega, me la devo vedere da sola, perché tu non hai fatto assolutamente un cavolo, va bene? Proprio niente. Scusate, ragazzi! Sì, certo, certo, sei con me. Bruciate, pezzo del merda. Allora, questo sì, si può spostare, vero? Ci deve essere un modo per spostarlo. Forse qua sopra. Ecco, e quindi? Ah, questo, perfetto. Wow, minchia come va veloce. Oh, ragazzi, via, forza! Datevi le zampe levate! Ecco qua. The bracer is coming back by itself. Porca miseria. Melly, can you get to me? Coming. Can't wait to get up there. Ok, però adesso i ratti giustamente sono caduti nella fossa, quindi non sono più un nostro problema. Melly, ci sei? Oh! Quale cazzo è il tuo problema? Mo scusa. No, sul serio, perché vieni o non vieni? Madonna, che lumaca che sei! Meno male che sei una ladra, dovresti essere agile come un gatto. E non lo so, ti chiamerò Bradipa d'ora in avanti. Swarming like nobles at the king's court. Andiamo, dai. Forza, spingi! Ma questo non dovrebbe farlo Lucas, scusa. Cioè, lo fa fare alla ragazza, non so se ci rendiamo conto di questa cosa, ma vabbè, fa niente, dai, lo giustifichiamo perché è un ragazzino, comunque qui. Sicuramente. Of course they're on the one side of the brazier.
I'm gonna have to go down and see what's there. Ah, all right. Perfetto. I'll cover you with the brazier. Sì. Ok, ragazzi, aspettate che sto arrivando, hands, you know. All day's work, milady. Whenever you're ready. Sono prontissima! Vada! Vada! Non cincischi! Vada! Take care of it. Yes. Gli sto dietro dietro, Non mollare, Non mollare, per l'amore di Dio. Tienila, tienila. More braziers. I can get up on the ramparts. Ta. Ok. We're going to make it. Hugo will be safe. Certo, certo, sicuro, sicuro. Sarà proprio sicuro. Allora, ragazzi, qua dobbiamo decidere che cosa fare, perché la situazione si è fatta abbastanza critica, abbastanza spinosa. Oddio, qua avete dato proprio una grande festa. Davvero una grandissima festa. Vi state dando la pazza gioia, siamo arrivati noi giustamente a rompervi le scatole, anche i cani di sotto. Mi sembra di sentire abbaiare quello grande. Vabbè, vediamo un attimino che cosa c'è qui di utile. Proprio sta grandissima ceppa giocherina. Qua niente, d'accordo. Era tutto puramente a scopo decorativo. Perfetto, adesso possiamo sì spostare questo braciere, ragazzi. Prendiamo questo che sicuramente ci servirà. Mi dispiace, Franchi e Franchesse o come cavolo è. To clear the whole courtyard. Let's get on with it then. I'm already soaked anyway. Chi è che non lo è ormai? Io e te sicuramente, tanto tutti ratti nella fossa. Lucas e Hugo se ne stanno bello che coperto. Ok, ragazzi, tutti via. Urrà, urrà. E vai. Perfetto. Allora, questo lo lasciamo qua. Ci dovrà essere un modo. Oh, ma Madonna santissima, qua si sta ripopolando la zona. Non ci siamo proprio qua adesso. Allora, accidenti. There you go. Into the pit. Via. Yes. Perfect. Sì. Well, the last sector now. I have to get back to the ladder. E quindi devo andare a prendere sto coso. Mannaggia la pupazza, mannaggia. There are still rats down there. I'm going to need the brazier. Infatti, amici, infatti. Here we go again. Ecco perché sono tornata a prenderlo. Yes. Are you all right, Hugo? I'm fine. Don't worry, the storm will drown out our voices. Soon we'll all get to see the tower. Certo. Grazie, tanto tu stai al riparo, Lucas, a te che te frega. Comunque, interessante, ragazzi, che ci sia tutto questo sistema, insomma. Sia stato elaborato questo modo per eliminare il problema dei franchi. Ecco qua. Scusate, ragazzi, io vi voglio tanto bene, però... Cioè, così sta storia non può continuare, ve lo dico proprio col cuore in mano. Ciao, Mary. Dai. Poi ricordati di farmi salire, però, eh. E opla! Mazza che forza che c'hai, io. Sei un toro proprio. Ok, abbassiamolo allora, se lo dici tu. Amicia the Amazon and Melly the Stealthy. Opla! Allora, spostiamo questo, forse è coraggio. Come on. We still have to clean up the area down there. Dai. We're going to need the brazier from the ramparts. I'll cover you with this one. Ah, ok, quindi ovviamente devo andare io di nuovo. Le fauci della morte, quello che è. What is it? Nothing, it's just... Oddio. Non mollare, I know the right thing to say. It's going to be all right. It's your castle. We have a connection. Okay. Our castle. Imagine, we could all live here together. Certo, sicuro. I'm more of a Stella girl, you know. How am I going to get up there? Lo so, basta accendere un po' di fuoco. Sicuro, guarda, saranno davvero molto, come si dice, colpiti dalle mie storie. Sicuramente, cari Franco, Franchesse, Franchini, Franchetti, Francucci, ve lo avete toglie dalle pallette. Accendiamo qua la nostra salvezza. Ecco qua. Adesso sì, possiamo andare di sopra.
Ok, vediamo un po' che abbiamo qui. Va bene, non ci tocca che fare quello che abbiamo fatto fino ad ora, cioè spostare questo braciere per far sì che tutta la sacra famiglia dei Franchi se ne vada. Al diavolo, forza ragazzi, spostate i vostri sederini pelosi. Non opporrete resistenza perché sennò vi do fuoco alle code, eh. E lo faccio. È una promessa, non è una minaccia. Ok, perfetto. Adesso che sono di nuovo tutti al centro. Chaos over here. I'm going to need you. I'm coming. All right. Ok, brava, spingili via, spingili via. Not in my version of the story. Quello sicuramente, guarda. Allora. Oh mio Dio, dobbiamo risalire qua davvero? Ammazza però, cioè, questa è un'invasione, la derattizzazione non è servita proprio a niente. With these noble herbs, they readied themselves to recover what was rightfully theirs. A home! Che figa la musica, ragazzi! I'm sure there's a Celebi you hear somewhere. Amicia, it's not that simple. You don't know me. Ah, sì. All right, I understand. Ok. Volevo solo fare un po' di conversazione. Perché mi spezzi l'illusione? Non lo so. Ragazzi, via dalle palle. Ok, lasciamo questo qua. No. Loose the dragon. Via! Buttateli via! Retreat before Amicia the Amazon and Melly the Fury. Adesso la furia. Melly the Fury. I told you didn't kill me. Ce l'abbiamo fatta. Ammazza, che schifo, che spettacolo raccapricciante. We pushed them back. The castle saved our lives. Yes, Laurentius was right. To celebrate our victory, would you mind if we get out of the rain, please? Beh, right. Sarebbe pure to ora. The siamo tipo zuppi. E qui finisciamo. Come over to the fire and warm up. Dovremmo toglierci i vestiti fradici, effettivamente. We'll have time to explore tomorrow. This is our home now. Ok. E dai. Casa nostra, capitolo 8, ragazzi, siamo riusciti finalmente a raggiungere Chateau d'Ombrage e ad eliminare la piaga rattesca che lo aveva invaso. È stato suggerito da chi l'ha già giocato, Alessandra, a cui mando un bacione speciale, che questo capitolo è più che altro tipo descrittivo, tra virgolette, che quindi dura una decina di minuti, per cui direi che magari, ragazzi, possiamo far durare un pochettino di più questo video e giocarci anche questo capitolo, sperando che la macchinetta regga, perché la batteria è già a metà. Dovremmo farcela, dai. Ah, un bel letto comodo e caldo. We're having a bad dream. Are you awake already? Yes, I found lots and lots and lots of things. Come and see, you'll really like them. Amore. Ragazzi, ma chi ha sto bambino sul collo? Avete notato che ha delle vene, vero? What's that noise? It's Lucas. Follow me. You'll see. Ok, right. Sì, dammi. This will wake me up. Hopefully. Aspetta un attimo. Sì, lo so, amore, dammi un attimo, vediamo se possiamo... Oh, aspettate, possiamo migliorare già qualcosa? Prendiamo anche questi attrezzi, non ce li scordiamo. Che cosa possiamo migliorare? Attrezzatura. Correre e schivare causerà meno rumore. Ok, sì, direi di potenziare questa cosa, visto che ci siamo, finalmente abbiamo abbastanza risorse. Not bad. Not bad at all. E vediamo qua che altro possiamo prendere. Altre cose utili e interessanti. Ok, volevo soltanto vedere se ci sono risorse da prendere. Non è che stai andando in Alaska, figlia mia, eh? Perfetto, va bene. Andiamo dal piccolo Hugo. Tanto di là non credo che mi farà andare. Qua? Oh, yes. The things we found. This will stop us losing them in all the mess. Ah, ok, quindi casa nostra è come se fosse il loro rifugio, quindi, cioè, i collezionabili, diciamo, trovati che vanno lì. Interessante. Ok, Hugo, mostrami la via!
Aspetta. Che stai combinando con i tuoi intrugli? Sleep well? Not a wink. This laboratory is in bad shape, but it inspired me. No. I'm on the brink of completing the great work. La grande and opera. You can help me. Certo, sicuro. Yes, yes. What do we have to do? Amicia, I need the file from the left-hand table. All right. And me. What can I do? We need light for the last step. Hugo, go get a candle. I can do that. Okay. Questa fiala? Sì, quel veleno! That must be it. Ok, perfetto. Potevi anche evitare magari di metterla in tasca. Maybe Laurentius too. Che poi che tasca, effettivamente. Va bene, vediamo un attimino cos'altro possiamo prendere prima di ritornare da Lucas. Prendiamo tutto quello che è. Ok, è arraffabile. Lucas, ecco la fialetta che mi hai chiesto. Madonna, va al rallentatore, Missia. Anything else? Yes, a concentrated laurel sap. It's okay. Just behind me. I'll get it. What's questo? Ok. Can I eat it? It is the elixir that would illuminate your path. A beacon for the bearer of the macula. It came to me during the night. Here. Bravo. Good. Bravissimo. So, the angel's tear, the pinnacle of alchemy. The elixir. Wow, the great work. It wasn't supposed to do that. Ah, ecco. Allora non ci siamo proprio. It doesn't matter, Lucas. Perhaps we should let you rest, right, Hugo? Non ha chiuso occhio. Well done, Lucas. You're a sorcerer. Amicia, come on. I'm coming. Ok. Vabbè, Lucas, dai, non ti cruciare troppo. Non fa niente, non preoccuparti. Io arrafferò tutto quello che si può arraffare, ripeto. Ok. Dove mi porti adesso? Dove sarà Amelie? Non ci saranno dei tesori qua per lei o qualche moneta o non lo so, l'autografo di Michael Jackson. She's maybe she's already gone. E dove dovrebbe essere? Oh, no. I wanted to say goodbye to her. Ma perché avrebbe dovuto andare via, scusa? Stava tanto bene con noi. This castle must have been empty for centuries. Wow, che figata, ragazzi, dai, vedere un posto del genere. Wow. Come on, Amicia, let's both do it. Che spettacolo! Certo! Having fun, are you? I'm sure the Inquisition are too. Melly, we thought you'd gone. Come on. We need to talk. Ah, allora, quando ti dicono sta frase non è mai un buon segno. Hugo, rimani lì e fai finta di non sentire, tappati gli orecchi. Allora, cosa che mi devi dire? What's the matter? This castle is a ruin. Ok. That's exactly what you need. Whoever built this place really didn't want to be fucked with. Be good and you'll be fine. So, you're going to find Arthur? If I can help, he's my problem. You heard what I heard. Those Inquisition dogs took him to the Bastion. I know where to look. I'll find him. Amicia! Quindi ci stiamo separando. Listen. With Hugo. It doesn't look easy, but believe me. It's worth it. He will save you. They always end up saving us. Even if, you know, brothers. Sometimes you just want to kill them. The symbol is Amicia! I believe you. Anyway, don't leave without saying goodbye. As if that was my style. Amicia, please come. Yes, Hugo. What did you find? Wow. Ok, quindi è un arrivederci, mi auguro. Sta andando a cercare suo fratello, ragazzi, giustamente, che è stato catturato. It's the drawing. What drawing? Che the one in the dining room. I'll show you. Come on. I'm following you. Ok. Ciao Amelie, è stato davvero un piacere, anche se il tuo sarcasmo in certi momenti non è che mi ha entusiasmato più di tanto, ti dirò la sincera verità. Lucas will be happy. Oh, il resto dove è andato? Dove è andato Hugo? Oh, ah, è qua. Ok. Non ti vedevo. It's the same symbols. You're right. Alchemist coat of arms maybe? Have you seen the tree? The tree? Come on, over here. Oddio. Sto bambino è più sveglio di quanto non sembri, ragazzi, eh? Sì, però aspettami! Non andare da sola, però che qua non c'è nessun pericolo, però fino a un certo punto. Oh. Come back! Where are you going? You found new friends. Yes! Thank you.
Amicia? I'm sorry. I'm sick. No, no, no. Listen, we are going to find a way to cure you. And there's Lucas and Melly now, you know? Lucas, come see the butterflies. Looks like someone's having a good time. It's getting bigger. Yes. The macula is spreading through his blood. The books say there are several thresholds in the process, and at each threshold, the carrier may be lost. How much time do we have? Very little. Hugo is nearing the first threshold. My master and your mother were trying to slow the process down. But how? What were they doing? They were working on a very complex elixir that would allow him time to prepare. And do you know how to do it? I don't have their knowledge, but their work was inspired by a forbidden book, the Sanguinis Itinera. So perhaps with the book, I'm afraid you could... not. The Sanguinis Itinera is dangerous. It is sealed together with other works in the university basement. Just getting there would be near impossible. Suicidal even. Normally, yes. But if we take advantage of the current chaos, we might have a chance. I know the place. It's in town, not far from where they keep my brother. If you're ready to take that risk, I can help you get in. Thank you. Right. I'll get my belongings together. Meet me inside when you want to leave. In that case, you'll need some equipment. I'll get it ready. Hugo, I'm really sorry. I need to leave. Don't worry. I'll stay with Lucas. Good. I'll be back soon. Bene ragazzi, quindi non ci resta che trovare questo benedetto libro. Perfetto, direi che possiamo andare, che dici? At last. All right, come on. Here. And one last thing. Laurentius told me once that there are roses scattered along the path to the book. So keep your eyes open. Roses. Mm-hmm. Okay. All right, we will. Grazie per le indicazioni. Perfetto. E quindi, infatti, ragazzi, questo ottavo capitolo si interrompe qui. Il nono si intitola All'ombra delle fortificazioni, per cui la prossima volta non saremo insieme ad Hugo, non saremo insieme a Lucas, saremo insieme a Melly che ci aiuterà ad intrufolarci appunto all'interno di questa università. Il cane giusto adesso deve abbaiare e quindi dovremo trovare questo libro proibito. La cosa si fa ancora più interessante, per cui riprenderemo da questo punto la prossima volta. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione. Un abbraccio a tutti ragazzi, ciao! Vi ricordo ragazzi che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link nei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!